Ellis Line per un minuto, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Quello che abbiamo sentito sulla detenzione dei richiedenti asilo e sull'uso della forza per registrarli è preoccupante. Ho visitato un centro di identificazione ed espulsione in Italia settimana scorsa e ho potuto riscontrare che le persone che arrivano non vengono adeguatamente informate sui propri diritti, compreso quello di richiedere l'asilo. Vengono divise, discriminandole sulla base della nazionalità, tra irregolari e ricollocabili e tradotte in centri dove viene detto loro che siccome la richiesta è tardiva, potranno essere trattenute fino ad un anno. Le condizioni di vita in questi centri sono pessime, ci sono anche dei minori che non meno dovrebbero starci e il metodo di calcolo della loro età con l'esame del polso ha un margine di errore elevatissimo e si mostra del tutto inadeguato. Da ultimo, le persone si farebbero registrare se fosse data loro una prospettiva chiara sul loro futuro. Per questo il superamento di Dublino e il piano di ricollocamento è in gravità. Gravissimo ritardo e doveva essere già partito. Onorevole Schlein, termina qui la procedura del catch the eye. Adesso la parola al commissario Stylianides. Prego, commissario. Thank you, President. Dear colleagues, thank you so much for this very fruitful debate, very constructive, very